Ciao a tutti, oggi vediamo 5 lavori da poter svolgere su Fiverr per guadagnare online senza particolari competenze. Per chi non lo sapesse, Fiverr è uno dei più grandi siti di freelancing al mondo. All'interno di Fiverr possiamo trovare moltissimi tipi di servizi messi a disposizione dai freelancer. Troviamo servizi che riguardano la grafica, musica, digital marketing, settore viaggi e molto altro ancora. È possibile registrarsi gratuitamente come freelancer e offrire le proprie competenze. La maggior parte dei lavori su Fiverr richiede competenze e skill abbastanza complicate, ma c'è anche qualche lavoro più semplice e comunque remunerativo che è ancora poco conosciuto. In questo video andremo proprio a vedere questi lavori. Non funziona che ti registri su Fiverr e subito automaticamente ti arriva una marea di lavoro. Solitamente i primi giorni sono i più difficili. Poi successivamente, quando il profilo inizia a ricevere recensioni positive e con il tempo, comprendendo le esigenze dei clienti, il profilo viene ottimizzato nell'immagine del profilo e della bio. Successivamente a questo, solitamente aumentano le richieste del lavoro. E da un hobby potrebbe anche diventare un lavoro vero e proprio. Subito iniziamo con la lista dei migliori 5, ma prima, se ti piacciono questi contenuti, non dimenticare di lasciare like e di iscriverti al canale. Uno dei lavori più semplici su Fiverr è la rimozione dello sfondo dalle foto. Moltissime aziende e liberi professionisti hanno bisogno di rimuovere lo sfondo dalle proprie immagini. Per rimuovere lo sfondo dalla foto in pochi click si può utilizzare Canva. Vi faccio un brevissimo tutorial per vedere come si fa. Una volta iscritti su Canva basta caricare una foto. Lo step successivo è andare nella sezione effetti e su background remover. Quando lo sfondo è stato rimosso, basta cliccare su scarica e il nostro lavoro è finito e pronto per essere consegnato. Creazione di nomi per aziende. In pratica, siccome molte società trovano difficoltà a decidere il nome, si affidano a servizi come Fiverr per trovare quello giusto. Ciò che dovrai fare è selezionare i migliori 10 nomi per quella società, in coerenza con le informazioni che ti ha lasciato il cliente. Questo tipo di lavoro si applica non solo a nomi di società, ma anche per slogan e prodotti di vario genere. Creare copertine per YouTube. Moltissimi YouTuber hanno bisogno di farsi fare le copertine dei video e spesso, per svariati motivi, si affidano a Fiverr per ottenerle. Canva è un ottimo metodo per creare le copertine YouTube. Vi faccio un breve tutorial per come inserire testi ed elementi su Canva. Le copertine YouTube si possono creare in molti modi diversi. In questo video vi faccio vedere come le creo personalmente su Canva. Come prima cosa carico dal PC la foto adattandola al foglio di lavoro. Secondo step aggiungo da elementi uno sfondo per poi inserire sopra il testo, dopodiché inserisco il testo e come ultimo step l'aggiunta e la disposizione di grafiche dalla sezione elementi. Il risultato finale sarà questo. È un metodo veloce e con un po' di pratica si possono creare anche in altri modi. Per esempio, senza lo sfondo bianco, come utilizzano molti altri YouTuber. Commentare blog. Commentare blog è molto semplice. Serve per migliorare il ranking e le visualizzazioni di un blog attraverso i backlink. In pratica, per questo metodo si deve commentare all'interno di blog inerenti al blog del cliente. E nel commento dovremo scrivere qualcosa per incentivare a passare nel blog del cliente. Ovviamente lasciando il link per entrarci. Grazie a dei siti web che offrono questo servizio, colorare una foto partendo dal bianco e nero è molto semplice. In questo sito possiamo caricare la foto in bianco e nero e con un click trasformarla aggiungendo le colorazioni. Successivamente si può scaricare la foto colorata nell'icona download sotto l'immagine. Vi lascio il link in descrizione di tutti i siti utilizzati per questi 5 lavori. Nel canale ho anche un tutorial per come utilizzare Canva.
Siccome all'inizio il numero di richieste di lavori potrebbe essere basso, un consiglio di completare il profilo il meglio possibile e iniziare con un prezzo basso dei servizi offerti. Per aumentare il numero di richieste è necessario utilizzare la lingua inglese, in modo da poter offrire lavori in tutto il mondo invece che solo in Italia. Se non conoscete bene l'inglese, potete anche affidarvi ad un traduttore, come per esempio Google Traduttore. Personalmente ho sia richiesto dei lavori su Fiverr che effettuati affidandomi a Google Traduttore e non ho mai avuto problemi di comprensione, anche perché su un servizio specifico solitamente le cose che vi chiedono sono sempre quelle e comunque sono intuitive. I pagamenti ai freelancer vengono effettuati sempre prima di effettuare il lavoro, quindi difficilmente si ricevono truffe. La concorrenza è alta, però con un po' di impegno e pazienza si possono scalare le gerarchie. Anche qui in Italia ci sono persone che utilizzano Fiverr come un secondo lavoro o comunque un'entrata extra, ma ci sono anche moltissime persone che riescono a vivere solamente di questo. Dal mio punto di vista, il problema più grande di Fiverr è che si viene pagati in dollari e di conseguenza alcuni stati sono avvantaggiati dal cambio moneta. Quindi, per esempio, un indiano prenderà molto di più sul cambio moneta di un europeo. Ditemi cosa ne pensate di questi metodi nei commenti. Non dimenticare di lasciare like e di iscriverti e ci vediamo al prossimo video.